può fare, quindi se l'avete mandata il 30 d'ottobre è comprensibile che io non abbia letto l'email il 4 di novembre. Però per fortuna esistono altri modi di comunicazione, esiste il rispetto umano che esiste fra di noi al di là delle differenze di impostazione politica. Appena mi ha telefonato Giacomo Giannarelli, io sono venuto qui e quindi io prendo notizia ora della questione. Per quanto riguarda la questione, io ritengo che debba sempre prevalere il buon senso. Quindi ognuno ha la sua opinione, ma io sono garante che qui le cose vengano fatte con rispetto di tutti, con buon senso, quindi voi avrete una accettazione, queste firme, se substantibus, seduta stante, la faccio io, perché guardando anche il regolamento non si indicano persone, quindi io sono assolutamente comprensivo, vi posso assicurare il professor Merlini, quando abbiamo parlato di queste cose, la persona che gode il mio assoluto rispetto e fiducia, perché si è sempre fatto garante di, nel modo più corretto verso tutti del suo ruolo. La questione può essere burocratica, la formula della legge, del regolamento in questo caso è una formula piuttosto generale, quella per cui non si indicano persone fisiche, ma si dice presso il Collegio di Garanzia. Presso il Collegio di Garanzia significa l'organismo inteso come ufficio e come istituzione. Quindi i funzionari, se nei loro diritti non ci sono le persone addette, non c'è l'orario previsto, viene tutto superato dal fatto che io fisicamente ci sono, di quello che avviene in questo palazzo sono io a farmene garante e di conseguenza in quanto garante io sottoscrivo un verbale nel quale accetto le firme in questo momento. Tanto più. In una sala come questa che è intitolata al professor Barilla, che è illustre dei docenti di diritto pubblico e costituzionale che abbia espresso la scuola fiorentina, il professor Merlini, che è un allievo che in alcuni versi ha superato il test, è stato suo allievo, quindi onestamente ora, al di là delle battute, tranquillo, firme si raccolgono, le firme sono accettate a quest'ora alle ore 13 del 4 di novembre, sono questi i motivi che... però il professor Merlini lo capisco perché poi non è contato a lui, all'ufficio, quindi è stato il disorientamento del momento. In altro momento le dico, faccia un affatto Giannarelli stamani, mi dà un colpo di telefono, guai a ridurre a questioni burocratiche e formali queste questioni. Sono altri gli elementi su cui discuteremo in consiglio rispetto alla richiesta di ferma. L'aspetto formale è salvaguardato, stamani voi l'avete portato in 55 gradini. Io sempre parlando in modo neutro vi dico complimenti perché se vi siete fatti interpreti in così pochi giorni di raccogliere fra i cittadini, fra i più di 3.700.000 toscani, 55.000 firme, significa una questione sentita.